Alice nel Paese delle Meraviglie. Un folle party per il tè. C'era una tavola sistemata sotto un albero di fronte alla casa e la lepre Marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè. Seduto tra di loro c'era un ghiro, profondamente addormentato, che gli altri due usavano come cuscino, appoggiandovisi con i gomiti e chiacchierando sopra la sua testa. Molto scomodo per il ghiro, pensò Alice. Solo che, dato che dorme, suppongo che non gliene importi niente. La tavola era piuttosto grande, ma i tre si erano tutti ammassati in un angolo. Non c'è posto, non c'è posto! Si misero a gridare quando videro Alice avvicinarsi. C'è un sacco di posto! Disse Alice con aria indignata e si sedette in una grande poltrona a una delle estremità della tavola. Prendi un po' di vino! Disse la lepre Marzolina in tono incoraggiante. Alice guardò tutti intorno sulla tavola, ma non vide altro che del tè. Vino non ne vedo! Osservò. Perché non ce n'è? Disse la lepre Marzolina. Allora non è stato molto educato da parte vostra offrirmelo! Disse Alice con irritazione. Non è stato molto educato da parte tua sederti qui senza essere stata invitata! Disse la lepre Marzolina. Non sapevo che fosse la vostra tavola! È Disse Alice. preparata per molta più gente che solo per tre! Devi farti tagliare i capelli! Disse il cappellaio. Aveva osservato Alice per qualche tempo con grande curiosità e questa fu la prima cosa che disse. Lei dovrebbe imparare a non fare osservazioni personali. Disse Alice con una certa severità. È una cosa molto villana. Il ghiro, sentendo questo, spalancò gli occhi, ma tutto quel che disse fu: Che differenza c'è tra un corvo e uno scrittoio? Bene, adesso potremo anche divertirci un po', pensò Alice. Sono contenta che abbiano cominciato con gli indovinelli. Questo credo di saperlo, Aggiunse ad alta voce. Vuoi dire che pensi di poter dare la giusta risposta al problema? Disse la lepre Marzolina. Proprio così, disse Alice. allora dovresti dire quel che pensi, Proseguì la lepre Marzolina. certo, Rispose Alice in fretta. o almeno penso quel che dico, che poi, sapete, è la stessa cosa. Non è la stessa cosa per niente, disse il cappellaio. Alla stessa stregua potresti dire che io vedo quel che mangio, è la stessa cosa che dire io mangio quel che vedo. Alla stessa stregua potresti dire, aggiunse la lepre Marzolina, che a me piace quel che mi prendo, è la stessa cosa che io mi prendo quel che mi piace. Alla stessa stregua potresti dire. Aggiunse il ghiro, che sembrava parlasse nel sonno. Che io respiro quando dormo è la stessa cosa che io dormo quando respiro. La stessa cosa è quel che ti riguarda, disse il cappellaio, e qui la conversazione si spense e la compagnia rimase seduta in silenzio per un minuto, mentre Alice passava in rassegna tutto quello che ricordava di corvi e di scrittoi, che poi non era gran cosa. Il cappellaio fu il primo a rompere il silenzio. Che giorno del mese è oggi? Disse, rivolgendosi ad Alice. Aveva tirato fuori l'orologio di tasca e lo stava osservando un po' a disagio, scuotendolo di continuo e portandoselo all'orecchio. Alice rifletté un poco e poi disse: È il 4. Dietro di 2 giorni, sospirò il cappellaio. Te l'avevo detto che il burro non era quel che ci voleva, aggiunse guardando con ira la lepre Marzolina. Era il burro migliore, rispose timidamente la lepre Marzolina. Sì, ma ci sono finite dentro anche delle brisole, brontolò il cappellaio. Non avresti dovuto spalmarlo con il coltello del pane. La lepre Marzolina tirò fuori il suo orologio e lo guardò con aria tetra. Poi lo inzuppò nella propria tazza di tè e di nuovo lo guardò.
ma non trovò niente di meglio da dire, se non la sua prima affermazione. «Sai, il burro era proprio il migliore!» Alice lo aveva guardato di sopra la spalla con una certa curiosità. «Che buffo orologio!» osservò. «Dice in che giorno del mese siamo, ma non dice che ora è!» «E perché dovrebbe?» mormorò il cappellaio. «Il tuo orologio ti dice in che anno siamo?» «Certo che no!» rispose Alice molto prontamente. «Ma questo perché un anno è sempre quello, per un sacco di tempo!» «Che è esattamente il caso del mio!» disse il cappellaio. Alice si sentì terribilmente sconcertata. L'affermazione del cappellaio non sembrava avere alcun senso, eppure certamente stava parlando la sua stessa lingua. «Non riesco a capirla bene», disse con il tono più educato possibile. «Il ghiro si è di nuovo addormentato», disse il cappellaio e gli versò un po' di tè caldo su per il naso. Il ghiro scosse la testa con impazienza e disse, senza neppure aprire gli occhi, «Sicuro, sicuro, proprio quello che stavo per dire anch'io!» «Allora hai risolto l'indovinello!» disse il cappellaio, rivolgendosi di nuovo ad Alice. «No, mi arrendo!» rispose Alice. «Com'è la risposta?» «Non ne ho la minima idea!» disse il cappellaio. «Neanch'io!» disse la lepre marzolina. Alice sospirò con aria annoiata. «Credo che dovreste usare un po' meglio il vostro tempo», disse, «invece di sprecarlo a tirar fuori indovinelli che non hanno risposta». «Se tu conoscessi il tempo, come lo conosco io», disse il cappellaio, «non parleresti tanto di sprecarlo». «E lui?» «Non capisco quel che vuol dire», disse Alice. «Certo che non capisci», disse il cappellaio scuotendo la testa con gesto di disprezzo. «Oso dire che non hai neanche mai parlato con il tempo!» «Forse no», rispose Alice con cautela. «Ma so che devo battere il tempo quando studio musica!» «Ah, allora ecco perché!» disse il cappellaio. «Lui non tollera di essere battuto! Ora, se tu fossi stata in buoni rapporti con lui, avrebbe fatto tutto quel che volevo con l'orologio. Per esempio, immagina che siano le 9 del mattino, il tempo giusto per cominciare le lezioni. Ti basta sussurrare un suggerimento al tempo e via che la lancetta corre avanti in un battibaleno. 1:30, ora di pranzo!» «Vorrei che fosse così davvero», disse la lepre marzolina tra sé e sé in un sussurro. «Sarebbe grandioso, certo», rispose pensierosa Alice. «Ma allora, sa, non potrei aver fame!» «Non sul momento, forse!» disse il cappellaio. «Ma non potresti fermarti lì, sulle 1:30 finché ti pare!» «È così che fate anche voi?» chiese Alice. Il cappellaio scosse la testa con tristezza. «Io no!» rispose. «Abbiamo litigato il marzo scorso, proprio prima che lui diventasse matto! Sai?» puntando il suo cucchiaino contro la lepre marzolina. «È stato al grande concerto dato dalla regina di cuori, quando io dovevo cantare. Stella, stellina, il buio s'avvicina. La canzone la conosci magari?» «Ho sentito qualcosa del genere», disse Alice. «Poi sai», continuò il cappellaio, «va avanti così. E la fiamma intanto incendia tutto quanto. Stella, stellina». Qui il ghiro si riscosse e cominciò a cantare nel sonno. «Stella, stellina, stella, stellina, stella, stellina». E andò avanti per così tanto tempo che dovettero dargli un pizzicotto per farlo smettere. «Beh, avevo finito, sì, e no la prima strofa», disse il cappellaio quando la regina saltò su e sbraitò. «Sta massacrando il tempo, tagliateli la testa!» «Ma che crudeltà orribile!» esclamò Alice. «Ed è da quella volta», continuò il cappellaio con un tono di voce funebre, «lui non fa niente di quello che gli chiedo. Anche adesso segna sempre 6:00. Un'idea brillante venne in mente ad Alice. «È per questo motivo che ci sono qui fuori tante cose per il tè?» chiese. «Sì, proprio così», disse il cappellaio con un sospiro.
È sempre l'ora del tè e in mezzo non c'è mai il tempo per lavare le cose. Quindi continuate a spostarvi attorno al tavolo, suppongo, disse Alice. Esattamente, disse il cappellaio, a mano che le tazze vengono usate. Ma cosa succede quando finite il giro del tavolo? Si arrischiò a chiedere Alice. E se parlassimo d'altro? L'interruppe la lepre Marzolina, sbadigliando. Mi sto stufando di questa storia. Propongo che sia la signorina a raccontarci una storia. Ho paura di non saperne neanche una, disse Alice, piuttosto preoccupata all'idea. Allora lo farà il Ghiro, gridarono tutti e due. Svegliati, Ghiro! E insieme presero a pizzicarlo da una parte e dell'altra. Raccontaci una storia, disse la lepre Marzolina. Sì, per piacere, supplicò Alice. E parla un po' in fretta, aggiunse il cappellaio. Altrimenti ti addormenterai di nuovo prima che sia finita. C'erano una volta tre sorelline, cominciò il Ghiro di gran carriera, che si chiamavano Elsie, Lanci e Tilly e vivevano in fondo a un pozzo. E di che cosa vivevano? Disse Alice, sempre molto interessata nelle questioni relative al mangiare e al bere. Vivevano di melassa, disse il Ghiro, dopo averci pensato un paio di minuti. Non è possibile che fosse così, mi creda, osservò gentilmente Alice. Si sarebbero ammalate. E infatti, disse il Ghiro, erano molto ammalate. Alice cercò di immaginarsi come sarebbe stato vivere in quel mondo così straordinario, ma la cosa la sconcertava troppo e pertanto continuò. Ma perché vivevano in fondo a un pozzo? Prendi un po' più tè, disse la lepre Marzolina ad Alice molto cordialmente. Non ne ho bevuto neanche un goccio, replicò Alice in tono offeso. E quindi non posso prenderne un po' più. Vorrei dire che non puoi prenderne un po' meno, disse il cappellaio. Se non ne hai preso niente, è facile prenderne di più. Nessuno le ha chiesto la sua opinione, disse Alice. Chi è che sta facendo delle osservazioni personali adesso? Chiese il cappellaio con aria di trionfo. Alice non sapeva bene che cosa rispondere a questo. Così si servì di un po' di tè e pane e burro. E poi si rivolse al Ghiro e fece la sua domanda. Perché vivevano in fondo a un pozzo? Il Ghiro ancora una volta impiegò 1 o 2 minuti a pensarci, poi disse. Era un pozzo di melassa. Ma una cosa del genere non esiste. Alice stava cominciando tutta arrabbiata, ma il cappellaio e la lepre Marzolina fecero shh, shh. E il Ghiro, irritato, osservò. Se non ce la fai ad essere ben educata, la storia puoi anche finirla tu. No, per piacere, vada avanti, disse Alice in tono molto umile. Non la interrompo più, penso che almeno uno ce ne sia. Uno come no? Disse il Ghiro tutto indignato. Comunque accettò di andare avanti. E così queste tre sorelline, sai, stavano imparando a disegnare. Che cosa disegnavano? Disse Alice, dimenticando completamente la promessa fatta. Melassa, disse il Ghiro, stavolta senza pensarci un attimo. Voglio una tazza pulita, interruppe il cappellaio. Spostiamoci tutti di un posto. Parlando si spostò e il Ghiro lo seguì. La lepre Marzolina si spostò al posto del Ghiro e Alice, di controvoglia, prese il posto della lepre Marzolina. Il cappellaio era l'unico ad aver tratto vantaggio dal cambiamento e Alice si trovò messa molto peggio di prima, dato che la lepre Marzolina aveva appena rovesciato il bricco del latte nel suo piatto. Alice non voleva offendere ancora una volta il Ghiro e dunque cominciò con molta cautela. Ma non capisco, da dove prendevano la melassa? Si può prendere acqua da un pozzo d'acqua, disse il cappellaio. Così penso che si possa prendere della melassa da un pozzo di melassa, socchina? Ma loro erano dentro il pozzo, disse Alice al Ghiro, decidendo di non raccogliere quest'ultima osservazione. Certo che erano, disse il Ghiro, proprio dentro.
Questa risposta mise Alice in tanta confusione che per un po' lasciò andare avanti il ghiro senza interromperlo. «Stavano imparando a disegnare», proseguì il ghiro sbadigliando e strofinandosi gli occhi, perché gli era proprio venuto molto sonno. «E disegnavano di tutto, tutto quello che cominciava con una V». «E perché con una V?» disse Alice. «E perché no?» disse la lepre marzolina. Alice rimase zitta. A questo punto il ghiro aveva già chiuso gli occhi e stava andando in trance, ma ad un pizzicotto del cappellaio si risvegliò con un gridolino. Proseguì. «Che cominciava con una V, così come vassoio e vertice e voltafaccia e verosomiglianza. Mai mai visto cose come un ritratto di una verosomiglianza?» «Per dir la verità, adesso che me lo chiede», disse Alice molto confusa, «non credo». «E allora non dovresti neanche parlare», disse il cappellaio. Questo bel tratto di maleducazione era più di quel che Alice potesse sopportare. Si alzò in piedi con aria di grande disgusto e se ne andò via. Il ghiro si addormentò all'istante e nessuno degli altri due prese minimamente atto del suo allontanarsi, sebbene lei una o due volte si voltasse indietro, quasi sperando che la richiamassero. L'ultima volta che li vide, stavano cercando di mettere il ghiro nella teiera. «In ogni caso, lì non ci torno più», disse Alice facendosi strada nel bosco. «È il più stupido ricevimento a cui mai ho preso parte in vita mia!» Proprio come disse questo, si accorse che uno degli alberi aveva una porta che conduceva all'interno del tronco. «Questo è davvero strano», pensò. «Ma tutto è strano quest'oggi. Credo che tanto vale che vada dentro subito». E subito entrò. Ancora una volta si trovò nella lunga sala e vicino al tavolino di vetro. «Bene, stavolta me la caverò meglio», disse dentro di sé. E cominciò col prendere la piccola chiave d'oro e ad aprire la porta che conduceva nel giardino. Poi si mise al lavoro, sbocconcellando il fungo. Ne aveva conservato un pezzetto in tasca, finché non fu alta più o meno un piede. Poi traversò il piccolo passaggio e poi si ritrovò finalmente in quel bellissimo giardino tra le luminose aiuole di fiori e le fresche fontane.